lo so, ma io la canto in re minore, dovete trasportarla. Sì, anche per l'orchestra. No, 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 le parti scritte tutte per il complesso, credo. Informatevi, eh? Va bene, maestro, ne riparleremo meglio stasera, a casa mia. Mamma vi ha preparato la parmigiana. Di melanzane, si capisce. Vedrete che davanti alle melanzane mi perdonerete di avere trascurato lo studio. Su, via, non esageriamo, su. Vi riprenderò, state tranquillo. Ad ogni modo, fino a stasera cosa ci manca, eh? Abbiate pazienza. Ora, maestro, vi devo lasciare. Ci sta la signorina. No, 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 l'altra. La scocciatrice. Quella che mi viene sempre a dire che il commendatore mi cerca. Arrivederci, maestro, arrivederci. Allora, come vi dicevo ieri, sospendete la partita di Caserta in attesa di nuove istruzioni. Benissimo, signor Marco. Guardi che cosa ha fatto il cartellonista per la pubblicità dell'ultimo modello. Che cosa ne dice? Sì, sì. Bisogna liberarsi di questo pittore. Non sa disegnare e poi non ha mai una bella idea. È antipatico. Ha una prosopopea. Ah, questi artisti. Si danno un sacco di arie e poi... Mi meraviglio di te, Marco. Scusate, permetto, ciao, signor caro. Marco. Sì, parlare così degli artisti tu. E lo spirito di corpo. Sì, perché anche tu in un altro campo... Almeno mi pare, mimmi pida, pepa pida. Senti, invece di fare dello spirito, perché non mi suggerisci la bugia che devo dire a tuo padre quando mi chiederà perché sei arrivato tardi anche questa mattina? Sto giusto andando da lui. Va bene, di quello che vuoi. Ti ha cercato un paio di volte. Mettiamoci d'accordo almeno. Questa mattina dove sei stato ufficialmente? Ecco, in banca per incarico tuo, va bene? Benissimo. E se tuo padre dovesse telefonare in banca? Chiedere conferma? Lo sai com'è? Va bene, allora prima di andare dal commentatore il signor Marco telefonerà in banca. Del resto il signor Marco ha amici compiacenti dappertutto. Benissimo, hai ragione tu come sempre. Scusa gli scherzi, Marco. Tu sei veramente molto gentile ed anzi per ricompensarti di tutte le noie che ti do sempre voglio pagarti il mio debito. 30.000, no mi pare? E dimmi, ti è pesata la lunga attesa? Ma no, no. E Alagnano ha avuto un gioco magnifico. A un certo momento Capriccio era alla corda, mentre di fianco... Guarda, di Capriccio proprio non mi importa niente. E la corda non la tirare troppo anche tu, sennò si spezza. Ciao. Ciao. Venga, venga, signorina, parliamo un po' della pratica scannagata. Chiudi la porta. A te poco, perché devi lavorare. Ecco fatto. Grazie. Cinci. In tutto 51 invitati. L'avvocato Fazio ha telefonato questa mattina. Non interverrà alla festa, ha impegni professionali a Roma. Meglio, meglio. Quello è uno scocciatore e poi mangia per quattro. L'ingegnere Dima invece si è liberato dagli impegni e verrà certamente. Questo mi interessa, voglio riprendere con l'ingegner Dima la conversazione sulla filiale di Palermo. Dammi qua. Oh, vediamo un po'. Sì, mi sembra una buona lista di invitati. Non sono molti, ma neanche pochi. A me piace fare le cose con proprietà, però senza buffonate, senza chiassate. A proposito di chiassate, ho invitato anche il dottor Ferri. E chi è il dottor Ferri? È il nuovo commissario del Rione, è arrivato da qualche giorno. Sono andato da lui per il permesso e... Che permesso? Fu una festa in casa mia il permesso. Quando mai si è sentito dire? Lei dimentica che al quarto piano sotto di lei c'è la marchesa dei Pini, quella dei cani. Ebbene? Commendatore, quella pianta grane. Ah già, con un permesso regolare, anche se si fa un po' di chiasso, un po' tardi. Ah sì, è chiaro, il commissario ci deve essere e sarà il benvenuto. E tua madre la porti? Ho paura di no, non ama le feste e poi da qualche giorno è un po' raffreddato. Mi dispiace. Beh, vattene adesso da fare. Pensa a tutto, mi raccomando. Sì, pronto. Pronto? No, è fuori ufficio, ma verrà a momenti. Anzi, eccolo. Pronto? Franca, non devi venire qui così. Che fretta, ha già riattaccato. Potrebbero riferire a tuo padre. Come accoglienza non c'è male. Scusami, sai, Franca, ma dovresti renderti conto che... Che non è degno di noi agire nell'ombra. Bisogna parlarne al principale e mettere in chiaro ogni cosa.
Sai perfettamente come la penso. Io credo che... Posso allora chiedere io la tua mano alla mamma? Ma che dici? Sarebbe la prima volta che una donna... C'è forse qualche ostacolo? Tua madre conosce qualche tuo segreto? O c'è un'altra donna nella tua vita? Ma cosa ti salta in mente? Non c'è nessuna donna. Allora posso conoscere finalmente tua madre? Questa sera. C'è anche il maestro. Che io odio. Ti mette in mente certe idee? Ma non sono idee sue, sono mie, soltanto mie. Bene, bravi, bravissimi. Se invece di entrare io fosse entrato il commentatore, avrebbe detto: giovanotti, qui non si fanno discussioni politiche, qui si lavora. Un'altra volta chiudete la porta. Qui non ce n'è bisogno. Anzi, chiuditi tu a chiave nel tuo ufficio nelle ore di lavoro, invece di andare in giro. Bene, quando vado in giro, nelle ore di lavoro, vado sempre col beneplacito del mio vice principale, vero Marco? Sì, anche stamattina l'ho mandato in banca. Vedi, cara sorellina? Sì, va bene. Senti, Carlo, stasera il mio maestro e tua sorella verranno a casa mia. Sì. Vorresti venire anche tu? Ah, grazie, Marco, ma non posso, ho un impegno. Se mi fosse possibile liberarmi, verrei volentieri. Non fosse altro per applaudire il sommo cantante. Lasci stare, si sciupa le mani. Picciarella tenera, picciarella come tiene tu. Ma ne creatura parena, fatte per pazzia. Ma quanta forza tenano, che l'immanella me fanno. Me tenono attaccata a un pensiero che mi fa soffrire. Quando la giornata va tarlenata, vote può morire. A chi tu hai dato l'arma, avvocatoio perché dalla quella che vuoi, tutto quello che vuoi, ma è mano. Allora, sei d'accordo anche tu? Che c'entra? Canti bene, hai una bella voce. Ma nessuno ti obbliga a farne una professione. Professione dignitosissima, quando si fa con un senso d'arte. Abbandonare il campo oggi sarebbe una vigliaccheria, specialmente per me, che ho riposto in lui tutte le mie speranze. Sapete cos'è il successo, eh? Il successo è la meta per un artista. Va bene, ma sarebbe un successo suo, no? Ma lei mi vuole avvenire come solamente suo? Scusi, io che l'ho preparato, io... Sentiamo, quel che ti ha creato. Adesso facciamo lezione di catechismo. Rispondi, quel scoperto la tua voce. Quel che te l'ha impostata. Ma voi, certamente. Or dunque, si continua a provare, si continua a studiare. Le donne non dovrebbero mai mischiarsi quando si parla di arte. Parlo molto, lo presento alla radio e ne va di mezzo il mio nome, la mia dignità, il mio decoro artistico. E allora, amonino, va. Andiamo, altrimenti la parmigiana... Sì. La parmigiana, mi raccomando, ci metta poco olio, eh? Poco olio. Fuoco sotto e fuoco sopra. Così quel poco di olio che c'è, coi due fuochi, lentamente, su suca, viene fuori croccante. Croccante, perché se non è croccante, si perde il gusto. Sì. Ho reso l'idea, eh? Chiaro? Amonino, va. Attacchiamo, va. Io non capisco perché Marco insista a voler iniziare una carriera tanto lontana dalla sua attività di oggi. Ha un avvenire nell'azienda di papà e non vedo... Permetti che ti dia del tu? Anzi, mi fa piacere. Marco mi ha parlato molto di te. Il suo lavoro gli piace, lo appassiona. Ma allora perché Marco non potrebbe... Perché ci sei tu, perché ti vuole bene. Ma non capisco. Appunto perché ci sono io, perché mi vuol bene. Mio padre su mio fratello può contare poco. E Marco invece potrebbe sostituire... Sai cosa mi ha detto l'altro giorno? Che non vuol fare il principe consorte. Vuole essere qualcuno per suo conto, avere una posizione sua prima di chiederti sposa a tuo padre. Ma io non vedo, questo è soltanto orgoglio.
Io lo capisco invece. Marco ha sofferto molto per colpa mia. È stato sempre tenero con me. Ma io lo so che ha sofferto. Marco non ha padre. Sì, lo so. Anche noi siamo cresciuti senza la mamma. E purtroppo so cosa significa. Non è la stessa cosa. Io non sono vedova. Io sono solo una signorina madre. Marco porta il mio nome. Dovevi sapere anche questo. Perché potrebbe essere un ostacolo ai tuoi progetti. Ma io non sapevo. Marco non me l'aveva mai detto. Fra me e mio figlio c'è questo muro. Marco non mi ha mai chiesto chi è suo padre. Ma io lo so che questa domanda lo assilla. Ma credimi almeno tu, io senza colpa. No, no, la prego, lei non mi deve nessuna spiegazione, la prego. Anche lui mi ha detto così quando ha tentato di parlargliene. Devo portare io sola il peso. Non faccia così, signora. Non faccia così. Beh, io direi l'orchestra di mettere... Commendatore! Che c'è? Commendator Barney? Chi è? Buongiorno, buongiorno. Ah, buongiorno, Marchese. Senta, commendatore, dovrebbe far piano, non camminare, perché c'è il piccolino che ha un terribile dolore. E chi è il piccolino? E come, non lo conosce? È il mio cognino piccolo. Ah, sì, 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 farò piano, signora. Grazie, commendatore. Non basta il permesso della questura, meglio invitarla. Io direi che l'orchestra sia bene metterla da quella parte là. Certo, certo, papà, e se ci ripensi ancora una volta la possiamo magari rimettere... Ecco, lì, dove l'avevi messa prima. Lo spiritoso, invece di partecipare... Oh, ti prego, almeno quando c'è mio padre le davanzine lasciamele fare da lui, no? Beh, senti, Carlo, evitiamo discussioni. Ho capito, papà, è un invito a togliere l'incomodo. Presto fatto. Buonasera, gente. Non te lo prendere, papà. Molti ragazzi fanno come lui, ma poi mettono la testa a posto. Sì, speriamo, speriamo. Ma ormai ha 30 anni e lo chiami ragazzo, tu? Io, alla sua età, ero capo di un'industria. Sei tanto differente. Sei il mio caro paparino lavoratore, tu. Già, già, ma avrei voluto che lui, però. Dimmi un po', papà, ma anche Marco ha cominciato a lavorare da ragazzo, vero? Sì, andava ancora a scuola. Veniva in fabbrica il pomeriggio. Anche la fabbrica era piccola allora. Faceva un po' di tutto. Il fattorino, l'attilografo, l'impiegato, il ciclista, perché le commissioni si facevano in bicicletta. Ma che c'entra Marco? C'è qualche cosa che io non so? E da quando? Da quando portava la merce col triciclo. Ah. Da sempre. Ti dispiace? No, ma saperlo così all'improvviso, constatare che proprio sotto i miei occhi... Ma dove guardavo? Che cosa pensavo? Ti dispiace? No. Francamente non mi dispiace. Anzi, mi dà molta tranquillità. Papà, quando lo assumisti, prendesti le informazioni, vero? Naturalmente. E allora sai anche che Marco... Sì, insomma... Marco cosa? Che, insomma... Il padre di Marco non c'è. Ma lo sapevo benissimo. E che importanza ha? Porta il nome della madre. E lo porta molto bene. Sei tanto caro, papà. Ventimila. Ventimila al banco. Ventimila, signori. Chi chiama questo banco? Ventimila? Il banco è chiesto, signori. Ma le carte. Una carta per lei. 9. Buono per il banco. 39.000, signori. 39.000. Sei il banco a 39.000. Ti chiama banco? D'accordo, mi sembra che... Non è voluto venire. Signore. Non posso obbligarlo. Vada pure. Andiamo di là, si parla meglio. Carta. Una carta, per me. 7 il banco. Tu devi dirmi che gioco stai facendo. A me non mi incanti, sai? Ti ho detto la verità, non è potuto venire. Ma con chi credi di parlare, di? Non sono mica un novellino io. Lasciami, mi fai male. Ma come? Tu proponi a un giocatore di visitare un locale che non conosce, dove si gioca e lui rifiuta? Ma andiamo... A chi vuoi farla credere? Lascialo stare. È brava gente. Suo padre mi ha dato un buon lavoro. Sì, a 40.000 al mese. È una buona paga. E tu invecchiaci. Nella tua fabbrica di calze. Poi magari ti daranno la pensione. E intanto il tuo signorino con il tuo lavoro andrà in giro con la fuoriserie per tutta la vita. Perché poi tanti scrupoli? Li lascia alle corse dei cavalli, a quelle dei cani, i suoi soldi.
Se ne lascia un po' anche qui, che male c'è? Non si tratta di un po' di soldi. Se viene qui lo rovini, lo so. E tu non vuoi, vero? Cosa c'è fra te e lui? Andiamo, parla. Niente, te lo assicuro. Soltanto una buona amicizia. È un ragazzo. Suo padre è tanto buono con me e io non voglio fare una cattiva azione a quella gente. Fa come vuoi. In fondo lo facevo anche per te. Sono stanco anch'io di questa vita. Si rischia di finire in galera da un momento all'altro per quattro soldi. Oh, ma perché non cambi? Non cerchi di trovare un lavoro onesto per me e per te, tranquillo. È quello che desidero. Poi vorrei regolare questa nostra posizione. Voglio sposarti. Oh, grazie, Andrea. Lo speravo tanto. Anch'io ho la mia coscienza, sai? Ma sono legato a dei soci ai quali devo molto denaro. Solo un buon colpo mi potrebbe levare da questa situazione. Quando è che lo porti qui? Non lo so, è andato a Roma. Si corre a Villa Gloria, lui per i cavalli. Oh, ma tornerà certamente per la festa. La festa? Sì, il commendatore festeggerà sabato sera il decennale della fabbrica. Ah. Buone, però avrei preferito che fossero più, insomma... croccantine. Ecco, ecco, è buongustai, vero, buongustai. Gradisce? Uno solo. Ma no, anzi, tutti. Grazie, molto gentile. Prego. Con permesso, con permesso. Dove vuole andare? Gli orchestrali. Gli orchestrali, secondo me, non funzionano. Ci vuole la bacchetta, ci vuole la bacchetta, con permesso. Prego. Un'offerta per il cane povero. Perché cosa? Il cane povero. Il cane povero? Povere anime abbandonate. Se ne intende lei di cani? Io tratto cantanti, guardunque. Con permesso, con permesso. Un'offerta, prego. Sì, signora, sì, più tardi. Pesa, eh? Sì. Me la tengo io. No, 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 me la dia. Dovrebbe fare qualcosa per me. Dica, dica. Un cucciolotto. Mi piacerebbe tanto un cucciolotto maschio. Ho qualcosa che fa per lei. Vorrei fare il discorso. Un po' di attenzione, prego. Un po' di attenzione. Dunque, signori, questo titano, questo vincitore, che dal nulla, o quasi... In 10 anni di indefesso lavoro ha creato un'industria formidabile, merita la riconoscenza di tutta la patria. No. E io... Un momento, non ho finito! Lasciamo stare la patria. Grazie anche a voi altri. La fabbrica va bene, c'è lavoro per i miei collaboratori, c'è anche guadagno per me. Quindi accontentiamoci e divertiamoci. Un po' di musica. No, io vorrei concludere come... Ho concluso io, se non le dispiace. Ma no, io avevo preparato un finale finissimo, spontaneo, tutta l'esaltazione della sua opera. Per un'altra occasione. No, commendatore, fra 10 anni. Prego, mi lasci fare il finale. Dunque, signori... Senta, c'è il buffet di là. Sì, vado subito, grazie anche a lei, caro. Grazie, commentatore. Ma vai per le spicce tu, eh? Beh, quando ci vuole, ci vuole. Se non lo fermi, parla per 2 ore, fa discorsi, capisci? Veramente. È un chiacchierone. Caro Oh, Barney. Buongiorno, caro. Tanti auguri, altri 5 decennali e tanta fortuna, la merita. Grazie. L'ingegner Dima, il dottor Ferri, il nostro commissario del rione. Oh, anche le forze di polizia, piacere. Fortunatissimo. Forze di polizia non mai tanto gradite, perché il commissario era con me compagno di scuola alle elementari. 40 anni che non lo vedevo. Appena visto, subito riconosciuto, eh? Oh, io non t'avrei mai riconosciuto. E chi poteva immaginare? Barney, il grande industriale, il compagno di terza C. Sì, ma lui ha continuato a studiare, ha preso anche la laurea. È prossimo a diventare vicequestore, eh? Oh, auguri! Oh. L'avvenire è nelle braccia degli dèi e della commissione d'avanzamento. Yeah. Il mio è un ritorno a Napoli dopo tanti anni. Sono stato dovunque, mai a Napoli. Questa è la prima volta. Ma mi sento quasi uno straniero. E ritornerai tranquillamente alle vecchie abitudini. Che bella lagna, eh? Papà si intrattiene con gli amici e gli ospiti si annoiano. È veramente una bella festa. Su, avanti, inventa qualche cosa. Non sei tu l'uomo di mondo tanto a posto negli ambienti eleganti? Io non mi ci ritrovo. Che cosa dovrei fare secondo te? Va bene, allora adesso ci penso io, eh?
Prego, signori, un po' d'attenzione, prego. Senta, io direi di suonare una mia sinfonia, triste, però... Per carità, maestro. Guardi, guardi, facciamo un intermezzo malinconico. Fatto, vogliamo divertirci. Perché la musica mia non deve essere... No, voglio dire, la vostra è roba classica. Molto buono, grazie, molto buono. Signori, questa sera la ditta Barney vi offre una sorpresa. Uno dei suoi funzionari più affezionati... No, no, non è il caso, ti prego. Ecco a voi Marco De Rosa, una certezza per la ditta Barney, una speranza per la musica leggera. Speranza, una cosa matematica per la musica leggera. Giusto, maestro. Che cosa canterai? Canteremo Tumori. In americano, in italiano Domani. Ah, ecco. Ora cantiamolo subito, se no la gente se ne va. Se ne va. Forza, Marco. Marcuzzo, mi raccomando, fatti sotto e fatti onore, eh? Auguri, Marco. Maybe you'll fall in love with me, Domani. Maybe tomorrow night the sun will shine. I'll change my name from Johnny to Giovanni. If you will say Domani, you'll be mine. Come to me, signorina from Italy. Hear my plea, and I'll hear the all your uncles and and your ma and pa and your bosoni. They all agree that we should wed at Domani. C'è un seguito, 60.000. Copro tutto, mi pare, no? Bene, la data, prego. La metterà lei all'incasso fra qualche giorno. Venerdì, va bene? Sì. Anche per gli altri? Sì, anche per gli altri. Changeur. 60.000, signori. 60.000. Banco di 60.000. Chi chiama questo banco? Banco. Banco è chiesto, vada pure, signore. Pas de carte. Neuf à la banque. Bon pour la banque. 115, signori. 115. 115 al banco. Banco 115. Banco. Banco è chiesto. Croce. Neuf. Neuf alla banca. Che disdetta. Perché mi hai portato via? Forse insistendo avrei potuto rifarmi. Un'altra volta... Ma non avevi ancora perso abbastanza. E poi hai fatto un gioco. Era l'unica maniera per potermi rifare. Gli assegni sono vuoti, capisci? Dovevo tentare tutto per tutto. Questo sì che è un guaio. Altro che guaio, è uno scandalo. Ma ci deve pure essere una strada. Non potresti parlarne a tuo padre? A mio padre? Ma che sei pazza? Se devo ridere, inventa qualche cosa di più divertente. Beh, un'idea l'avrei. Sarebbe? Prima di venire da voi ho lavorato in un negozio. Se tu potessi procurarti una partita di calze, sono sicura che con un grosso sconto me le comprerebbero. Già, ma come si potrebbe fare? Basterebbe alterare una fattura e un buono d'uscita del magazzino. Già, si potrebbe. È il primo gradino, poi magari... Ma che dici? Non ti capisco. No, niente, pensavo ad alta voce. Si comincia così, poi magari si finisce in galera. Ma non dire sciocchezze, la merce di tuo padre, quale galera? Buonanotte. Buonanotte. Eccomi qua. Buongiorno. Buongiorno.
Ma come, mi date appuntamento da Caffrish, un posto elegante, io sono conosciuto. Lasciamo perdere. Io sono un commerciante serio e voi mi proponete una cosa che... Che ti interessa? Ma non dico di no, ma c'è il rischio e io non posso. Sì, ma il rischio te lo fai pagare bene. Ti capisce, non porto la sveglia al collo io. Per lei non c'è nessun pericolo, vede, questa è una fattura regolare della ditta per 80 grossi. Te ne saranno consegnate 800, ma tu sei a posto. Lei ha fatto l'ordinazione per telefono, è un cliente normale. Vediamo un po'. Eh sì, va tutto bene, ma non una lira di più. Mandatemi la merce, quando l'avrò ricevuta pagherò. No, questa la tengo io, è meglio. Perché? Quando pagherai te la darò. Io ho sempre sostenuto che la fiducia è la forza del commercio. Ah. Credimi, la forza. Va bene, non usciamo insieme. Vado via da solo, è meglio evitare. Arrivederci. Arrivederci. Ma da dove? Ciao, gatto. Ma il denaro? Io devo andare in banca a coprire gli assegni, oggi è venerdì. No, oh, il venerdì mi porta buono. Non preoccuparti, gli assegni li ho qui. Li verserò quando saranno coperti. Oggi, domani. Vedi, il tuo Carlo non dovrebbe... Il mio Carlo è un amico ed è anche un bravissimo ragazzo. Mi hai frainteso. Volevo dire che il tuo Carlo mi interessa particolarmente. Devo difendere la sua reputazione di signorino per bene. E adesso vai via prima tu. Torna in fabbrica e l'assicuro. Tutto va bene. Sai, questi giovanotti di buona famiglia certe volte hanno dei ritorni di fiamma. Tirano fuori la coscienza e altre cose del genere. E confessano tutto al genitore. Una scena da evitare. Specie per te. Sì, lo so. Arrivederci. A stasera. Addio. Cameriere? Grazie. Si immagini, signorina. Quanta mi piace che... Buongiorno. 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 Avevo inoltrato domanda al concorso per un posto di clarì. Clarin che? Netto, clarinetto d'orchestra. Ah. Il concorso del 15 luglio. Adesso siamo a settembre, caro signore. Il posto è già stato assegnato. L'esito del concorso è stato pubblicato sul numero 40 del Radio Corriere. Ciao. Già tutto. E non si potrebbe... Che cosa? Una sigaretta. Sentite, è una sigaretta o è un'altra cosa? No, è una gentilezza. Ah, perché se è una gentilezza io l'accetto, ma se è un tentativo di corruzione, no, non posso, No, corruzione mai. E allora siate gentilissimo. Ma. Non vi preoccupate, sperate, potete sperare, su andate, e sperate, va. Venite, che di casa sono io, venite. Per cortesia, Carelli, audizione. Ah. Carelli, non c'è. Come non c'è? Perché non c'è? Non c'è scritto. Ma allora non sapete chi sono io? Ma perché è obbligatorio sapere voi chi siete? Non vi preoccupate, è fuori ambiente. Ma perché voi siete il cantante, forse? Il cantante? No, io sono il maestro. No, il cantante sono io, Marco De Rosa. Il maestro, bene, il maestro Luigi Carelli. Va bene, dunque, Marco De Rosa c'è, eccolo qua. Carelli. No, Carelli non c'è. E senza Carelli come fa? Mi fa perdere tempo, ma andiamo via. Dove andate? Dove che vado? All'audizione, dove che vado? Lo sapete dov'è? No, dov'è? In fondo, l'ultima porta a destra. A me lo dici, io sono di casa e vi raggiro. Amore, mi fa bene certo giramento di tempo. Mannaggia, vita mia, mannaggia. È tutta la mattina che ti cerco, dove sei stata? Ho ritirato io gli assegni, non sono passati per la banca, così sul tuo conto non c'è traccia di questo movimento di denaro, sei contento? Sì, sono felice. Quell'imbecille del contabile ha fatto il guaio. Per fare lo zelante ha presentato il libro casa a mio padre con l'ammanco di questa partita. È varie volte che papà chiede di Marco. Stai tranquillo, il buono di prelevamento magazzino ha la cifra alterata. Ma che c'entrano i buoni? C'è bisogno del denaro da versare sul nostro conto a nome del cliente. 800.000 lire subito. Come si fa subito? Tanto denaro chi te lo dà? Ci vorrebbe del tempo. E allora non mi resta che dire tutta la verità, mio. Sei pazzo. Ma se chiama la polizia? Confessando tu tiri in ballo anche me. Tu non potevi agire da solo e io non voglio essere rovinata. Io ho voluto solamente aiutarti e tu mi ricompensi così. È troppo comodo. Tuo padre ti perdonerà e tu non potrai tacere il mio nome e a me perlomeno mi caccia via. Tu non puoi ricompensarmi così, ti ho aiutato in un momento difficile. Ma allora che cosa devo fare secondo te? Ora ci penso io.
Ho paura che lei abbia preso un granchio, perché nella mia azienda non sono mai successe queste cose. Ma c'è una manco di cassa e una notevole differenza di magazzino. Guardi il buono, è per 800 grosse. Questo non dice niente. Il cliente può aver fatto il versamento della differenza sul nostro conto corrente. È una possibilità che spiega tutto. Non vorrei contraddirla, ma ho telefonato alla ditta. Hanno pagato in contanti una fattura per 80 grosse. E qui c'è un buono di 800 grosse. Va bene, va bene. Marco chiarirà tutto. Ah, certamente. Il signor Marco poi è così preciso. Eh sì, è successo perché forse da qualche tempo è un po' distratto, sa, con la nuova attività. Senta, me lo cerchi, però avrebbe fatto molto meglio a parlare con Marco e spiegare ogni cosa. Lo avrei fatto, signor Commendatore, ma oggi Marco non è in ufficio. Ma forse lei non lo sapeva. Sì, sapevo perfettamente. Ho dimenticato. Me lo cerchi e me lo mandi. Certamente so dove trovarlo. È alla radio. Oggi canta. Tremano tutte stelle che stasera... Tremma stu cora vicino a te. Tu sento l'incantesimo domare e t'abbandona sempre con me. Voglio sonna con te per tutta vita. Voglio restare con te, che a me va bene. Se non ti becco amore o gelosia, non c'è sta niente che io, perché sta vita mia. Amore, amore, stringimi a stimare. Voglio campare con te, morire con te. Bravissimo, bravissimo! Sei una pezzuta di zucchero, sei brava! Ah, avete sentito? Che vi dicevo io? Beh, non c'è male. Come non c'è male? Vorrei sentire prima la fonia. Cosa? Afonia non si sa mai, ma che fonia e cacofonia! Ebbene, ti accontento, perché noi siamo come tu ci vuoi. Siamo spartani, va, sentiamo, sentiamo. Vai avanti. De Rosa, Marco De Rosa! Cosa c'è? Scusami. Allora. Hanno telefonato per voi mentre incidavate. Vi vogliono alla ditta Barney subito. Grazie. Niente, per carità. Questa è una cortesia che io fo a voi. A voi e non al maestro Carelli, eh. Buonasera. Sì. Allora io vado, porta tu la notizia a Barney. E come vedi, papà non può fare a meno di te. Ciao. Addio, maestro. Bocca al lupo. Ciao. Avanti. Buongiorno. Buongiorno, vuole accomodarsi? Va bene. Sono mortificato, ma forse lei non ricordava che le avevo chiesto un permesso. Vado di là anch'io. No, fermati, fermati. Allora, Marco, sì, ora ricordo perfettamente, ma è successo, non so come dire, non avevo presente una certa situazione, altrimenti ti avrei pregato di rimandare la richiesta. Non capisco, avevo scelto apposta una giornata calma per assentarmi e tutto era a posto. Avevo fatto i controlli necessari per i movimenti. Sì, lo so, ma alle volte ci sono certe cose. Insomma, il movimento di una fabbrica presenta sempre delle esigenze nuove. Beh, come dire... Scusi, commendatore, scusi. È successo qualche cosa? No, niente, non è successo niente. Marco, per dei motivi che non posso specificarti, ma che riguardano l'andamento dell'azienda, insomma, fra 48 ore deve essere tutto a posto. Ma è a posto? Questo lo vedrai tu. Comunque, in 48 ore, se... c'è qualche cosa che non va, si può mettere a posto. Ma va tutto bene, commendatore, io non capisco. Sì, tanto meglio. A ogni modo, quando il lavoro è finito, consegnalo al ragioniere e andate. Anche tu. Sì.
Se lei fosse stato presente al momento dell'incidente, forse si sarebbe potuto... Lei parla in un modo che non mi piace. Tutto sarebbe andato così come è andato, perché io, come lei e come gli altri, non avrei saputo spiegare assolutamente la cosa. Posso darle un consiglio? Dica, dica pure. Il commendatore, in fondo, ha per lei dell'affetto. Le ha dato 48 ore di tempo. Ma che vuol dire? Vuol dire che col commendatore si può sempre arrivare ad un accomodamento. Ne parli alla signorina Franca. Non è la sua fidanzata. E allora... Esca di qua immediatamente. Mi scusi, volevo darle un consiglio. Insomma, papà, se tu hai tanta fiducia in Marco, perché non gli hai parlato apertamente? Te l'ho detto, no? L'ho messo in condizione di sanare tutto. Tu parli come se fossi convinto che è responsabile lui. Tu stessa parli di responsabilità. E chi è responsabile se non lui del movimento di cassa? Questo è vero, ma io volevo dire che tu parli di Marco come se... E tu, Carlo, perché stai zitto? Che posso dire? Se fosse dipeso da me avrei aspettato prima di farlo sapere a papà, ma Marco non c'era, il contabile ha fatto tutto. C'è di là il signor Marco De Rosa. Va bene, bene, fallo entrare. Buonasera. Buonasera. Ciao, commendatore, ho esaminato tutto, ho parlato col contabile e con gli altri impiegati. E ora sono costretto a chiedere spiegazioni a lei. Ma non pensi che sia meglio di queste cose parlarne in ufficio? Io voglio parlarne subito e dovunque. Ora esageri. Comunque devo uscire. Domattina ci vedremo. Buonasera, figliuoli. Buonasera, ciao, papà. Mi dispiace, ma devo uscire anch'io. Sta tranquillo, vedrai che tutto si chiarirà. Tu sei al corrente, non è vero? Sì, e di questo stavo discutendo con papà quando sei entrato. Non c'è niente da discutere, io voglio una spiegazione. Non prendere la cosa sul tragico. Papà è un industriale, ha una sua mentalità, un suo modo di fare. Che è quello di infamare le persone per bene. Ma perché dici questo? Chi ti ha infamato? Senti, Franca, io non voglio discutere con te di questa faccenda. Me la vedrò con tuo padre. Senti, capisco benissimo il tuo stato d'animo, ma io so soprattutto che ti voglio bene. Scusa, Franca, ma forse non ti rendi conto della gravità della situazione. Me ne rendo conto perfettamente. E non vorrei sentirne parlare più. Senti, Marco, io ho dei risparmi, bastano per sanare la situazione. Tu, dopodomani, potresti presentare la contabilità completamente a posto e tutto tornerebbe come prima. Eh già, dovevo immaginarlo. Anche tu come gli altri. Perché avete i soldi credete di poter offendere impunemente, di poter umiliare. Ma che dici? Dico quello che devo dire. Quello che forse avrei fatto bene a dirti prima e non crearmi illusioni. Tu ora vorresti intervenire con i tuoi risparmi. Una fidanzata ricca fa sempre comodo, non è vero? Ma Marco, cosa credi? Anche tu come loro mi credi un ladro. Ma no, ti assicuro. E poi è ora di finirla con questa commedia. Tuo padre, tuo fratello, ora tutti vi approfittate della vostra situazione. Ma io non mi lascio umiliare. So io quello che devo fare. E prima ancora del termine fissato dal commendator Barri. Marco, sei impazzito! Sparisce per un mese e mezzo e che si è visto, eh? Abbandona lo studio, eh? Mamma però vi ha sempre dato mie notizie. Certamente, figlio, ma io ero preoccupato. Ho dovuto io. Vendere un piccolo terreno di mamma al paese. L'ultima cosa rimasta. E sapete, si perde tempo. Si accorgono che hai bisogno e ti prendono per il collo. So tutto, tua madre mi ha detto tutto. E così il grande titano, il grande uomo d'affari... Il grande industriale ha accettato un simile sacrificio, eh? Non ha accettato un sacrificio, ha accettato un vaglia a saldo di un ammanco e le dimissioni. È differente, profondamente differente per un uomo d'affari. Io queste cose non le capisco proprio. Vedete, proprio. A saldo avvenuto io sono diventato nuovamente un uomo onesto. È un ben servito della ditta Barni. Ci sono apprezzamenti molto lusinghieri nei miei riguardi. Questo è un certificato d'onestà pagato con un terreno di mia madre. Questa è la vita, caro maestro. Scusami, Marco. Ma io non abbandonerei la partita così. Tu devi dimostrare la tua innocenza, devi lottare. Certe volte gli sbagli commessi da giovane si pagano tutta la vita. Già, lottare, lottare. Favole di legno contro corazze.
Si perde, cara mamma, si perde. Ora pensano in 30, in 40 che io sono disonesto, quelli che sanno. Se la macchia si allarga lo penseranno in 3.000, in 10.000. Ma io, sicuro della mia innocenza, protesterei, farei valere i miei diritti. Vi comprendo benissimo, maestro. C'è un personaggio famoso che vi rassomiglia un po' e che io amo tanto. Don Chisciotte. Sì, forse hai ragione. Lavoriamo, studiamo. L'avvenire è nostro. Bravo, ecco quello che mi piace, lavorare, lavorare. Bisogna lavorare, figlio mio, l'avvenire è nostro. L'arte è la cosa più bella che possa esistere a questo mondo. L'arte è lo scopo della vita, figlio. Ecco ti è ben servito, mamma, ste fesserie. Di piuttosto che vuoi cantare, eh? Cantiamo, beh, questa, ecco, a me piace tanto. Ah, vieno, vieno, ah, questa è bella. È vierne, chiove una settimana, e st'acqua sai più triste me mantena, che fritta quando sera che mi vena, quest'aria neve mo che manche tu, sta freva che manchesse m'abbandona. Sta freva quella non se leva più. Vierno che fride in tosto cuore, è sola tu, quale può dar calore, te stai lontano in un. Stai lontana e non te cura me. Ca mamma piccio fuoco tutte sera, dentro sta camarella fredda e amara, ma che la piccio fa vecchia mia cara, se io non scarfo manco un braccio a te, povera vecchia mia, mi fa paura. Un'ombra che si muove attorno a me. Stai lontano e non ti fai vedere. Stai lontana e non te cura me. L'hai capito tutto? Dottore, mi chiarisca meglio. Giocano 2 o 3 volte alla settimana. Probabilmente ti riconosceranno, ma faranno finta di niente, è chiaro? Ricordati che la parola d'ordine è 7 bellezze. Signor, sì, ma allora devo giocare solamente per darmi un contegno. Beh, si capisce. Già, ma per andare a giocare occorrono... Anticipali tutti, saranno rimborsati, no? Dottor, l'operazione non riesce, non può riuscire. Ma non cominciamo a essere pessimisti. È tutto preordinato, tutto previsto. Già, ma non è previsto che io non c'ho una lira, eh? Ma che ne fai dei soldi? Passa per la cassa, preleva per servizio. Va bene, dottor. E se perdo? Ma non perdi niente, vai. Ma togliate sti capelli. Senz'altro, dottor, non è per economia. Io c'ho l'abbonamento. È proprio che non c'ho mai tempo. Banco di 20.000. Chi chiama questo banco? Banco. Vada pure, signore. Nove. Buono per la punta. Baccarà. Lei ha vinto, signore. Banco per il signore. Non l'hanno riconosciuto all'ingresso. E una volta entrato. E adesso? Cercherò di farlo vincere. Chiama banco.
Speriamo che non voglia altro. Banco di 10.000. Banco. 10.000, signori. 10.000 il banco è chiesto. Carta. Io esco dalla porta del giardino. Carta. E dove vai? Oh, torno subito, non preoccuparti, vado a vedere giù. 7. Non succederà 5, niente. Ha vinto il banco. Tu resta qui. 19.000. Banco. Il signore ha chiesto il banco. Fare gioco, banco 30.000. Forse chiameranno anche suo padre per informazioni. Devo evitare queste complicazioni. Domani andrò io al commissariato. Dove posso prendere? Ah, non lo so, dove vuole, ma lontano da qui. Li prenda, la prego, signora. Non posso, credimi, non posso. Marco non me lo perdonerebbe mai. Ma è la somma che Marco ha versato alla ditta. Sono denari miei, sono i miei risparmi. Le assicuro che mio padre non c'entra. Ti credo, ma non posso. Io credo. E ho sempre creduto nell'innocenza di Marco. Ma in questi ultimi tempi è successo qualcosa che non mi so spiegare, che nemmeno papà ha capito. La lettera di dimissione di Marco a papà rasentava i limiti dell'impertinenza. Perché tante ironie verso un uomo che gli ha sempre voluto bene e che avrebbe fatto... E che senza approfondire un'inchiesta mi taccia di ladro, solo perché lui è il padrone e io, secondo lui, il servo infido. Non è vero, papà non ha... Ti riempi la bocca col tuo papà. Ha fatto peggio. Paternamente mi dava modo di coprire un fallo. Forse solo perché io amoreggiavo con sua figlia. Per non provocare un piccolo scandalo che avrebbe coinvolto anche te. Ma si preoccupava di te, non di me. Sei ingrato con papà. E basta col tuo papà, l'infallibile, il giusto. Ma io... Lo hai posto sull'altare e sei pronta ad adorarlo come un dio. Scusami. È il mio papà. E io gli voglio bene, anche se ha un sacco di difetti, come dici tu. Hai ragione. Mi dispiace, scusami. Tu non mi vuoi più bene. E io non ti ho fatto niente di male. Non volevo offenderti. Volevo solo aiutarti. Mi perdoni. Franca, franca mia.
in una bisca, ma non posso credere. Ha dato delle spiegazioni, almeno. Avrebbe accompagnato un amico di Milano di cui rifiuta di fare il nome. Sembra una persona nota, ma fra i fermati non c'è. Ma in che pasticci si è andata a mettere? Per noi è un elemento prezioso, indispensabile. Papà la stima molto. Va bene, adesso la faccio chiamare. Grazie. Come le dicevo, papà non dovrebbe sapere di questa storia. Va bene. Fate passare la signorina Ronca. Yolanda Ronca. A proposito, dovete provvedere alla sistemazione della residenza, perché sono 4 anni che si trova qui. Sì, ancora sì, è vero, ci avevamo già pensato, ma... Buongiorno, signor Barney. Ma cosa mi combina, signorina? Le ha dato di volta il cervello? Una leggerezza che ho già pagato a caro prezzo. Mi scusi, commissario, ma ad ogni modo la ringrazio. Se posso esserle utile in qualche maniera... Sì, mi saluti suo padre. Ah, no, non può salutarmelo. È perché noi non ci siamo visti. Ah, già, sì, è vero. Arrivederla, commissario. Buongiorno. Signorina? Sì? Non frequenti certi ambienti. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Fate uscire. Buongiorno. Ciao. È andato tutto bene, come prevedevo. Non ho potuto cancellarla dall'elenco dei fermati, ma la cosa mi ha promesso non avrà seguito. E adesso, se permettete, avrei da fare. Arrivederci. Ma dove vuole andare? Ma in fabbrica, ho il mio da fare io. Anzi, sarebbe bene che anche lei, signorina... Si accomodi e non abbia fretta. Non è il caso, creda. Ma non capisco. Che cosa c'è di nuovo? Di nuovo c'è solo che io sono ricercato dalla polizia. E non avrò per un certo tempo un'attività remunerativa. Questo mi dispiace. Si figuri quanto dispiace a me. Lei mi ha firmato assegni per 2 milioni, tuttora scoperti. Ah, lo so, non l'ho dimenticato affatto. Oh, io non dubito della sua buona memoria, ma non basta. Lei deve pagare. Io quel denaro l'ho perduto al gioco e ho il diritto di potermi rifare. Ieri sera veniva appunto per... Dove la organizziamo questa partita perché lei si possa rifare? A casa sua? Cerchi di non essere villano adesso. E lei cerchi di non fare il poeta. Martedì gli assegni verranno passati in banca. Lei sa che per gli assegni a vuoto c'è l'arresto. Sì, ma anche per i bari come te. Lo so, ma a me non fa impressione. Non ho una reputazione da difendere io. A me lo scandalo non fa paura. Si metta d'accordo con lei. Arrivederci. Ma credi proprio che metterà in atto le sue minacce? Lo farà certamente. Ma come farà a presentarsi in banca per l'incasso se ricercato dalla polizia? Gli assegni li cederà a qualcuno, a prezzo vile magari. La firma è buona, trova sempre qualcuno che tenta l'affare. Ha estremo bisogno di denaro ora. Ma allora come devo fare per riparare? Domani non si fanno le paghe in fabbrica? Sì, ma che c'entra? Il denaro è già stato prelevato dalla banca. È in cassaforte. Ma sei pazza? Thank you.
Pronto? Sì, sono io, Barney, che cosa c'è? Ah, va bene, va bene. Hai avvisato la polizia? Sì, vengo subito in studio. Sì, non ti muovere da laggiù. Non ti muovere dallo studio. E non toccare niente, mi raccomando. Va bene. Torni a casa ora, eh? Alle 4, come al solito. Non ti vergogni. Ma che è successo? Hanno telefonato che hanno forzato la cassaforte dello studio. Tira fuori la macchina e aspettami giù. Alle 2 ho fatto il solito giro. Perché alle 2? Perché ieri era giovedì, giorno pari. Ogni 2 ore pari, così è stabilito dalla ditta. E chi è al corrente delle ore di questo giro, di questa ronda? I dirigenti. Sono loro che stabiliscono. Io seguo. Avanti, vada avanti. Alle 4 ho fatto il solito giro. Ho trovato la cassaforte aperta e ho telefonato al commendatore. La scientifica ha preso le impronte sulla cassaforte. Ma qui, dottor, se qualcuno non parla, si perde tempo. Sì, va bene, va bene. Si accomodi fuori lei, ma non lasci la fabbrica. Grazie. Buongiorno. Sei arrivato a una conclusione? È un po' troppo presto, non ti pare? Delle sensazioni, ma importantissime. Il ladro o i ladri conoscevano bene l'ambiente, l'ora delle ronde e la strada sicura da percorrere. Sapevano pure che la chiave della cassaforte si trovava in questa scrivania. È l'unico mobile che è stato forzato. È certo che avere una cassaforte così bella, massiccia, e conservare le chiavi nella scrivania mi sembra ingenuo. Ma nessuno sapeva che le chiavi erano lì. E chi lo sapeva? Io e mio figlio. E nessun altro? Mi pare... no, nessun altro. Papà, certe reticenze sono inutili. Il dottore, dopo tutto, è tuo amico, no? Ah. Allora, per cortesia, vorrei essere lasciato solo col signor Barney e con suo figlio. Prego, signore. Va bene. Se perde tempo, se stesse a me... Posso allontanarmi, signor maresciallo? Io so, brigadiere. Dove vuole andare? Ma non so. Annunciato dove vuole andare, però ci vuole andare, eh? Ecco, veramente io... Non si preoccupi, stavo provando la potenza dell'interrogatorio. Vadi pure. Però non si allontani dalla fabbrica. Grazie. Posso andare anch'io, brigadiere? E vadi anche lei. Buongiorno. Ha scoperto niente, brigadiere? Ci pensa la scientifica, impronte. Impronte? È trovata l'impronta, trovate il ladro. Ha capito? Certo. Non è vero niente. Perché se sono ladri seri, professionisti, insomma, non sono così stupidi da lasciare le impronte. Se invece sono dei dilettanti, non sono schedati. Le impronte le lasciano, ma chi li pesca? Se poi è gente che appartiene alla ditta, che con la cassaforte, gli uffici, ci traffica, che te ne fai delle impronte? Ci devono essere per forza, no? E lei come farebbe allora? Interrogatorio all'americana, stringente. Lampadina in faccia a tutti gli indiziati. Domanda mitragliatrice. Cosa ha fatto lei stanotte dai 2 ai 4? Le assicuro che proprio non potrei risponderle a Rossi. Pardon, sospendo l'indagine, come si dice. Noblesse oblige. Brigadiere! Comandi, dottore. Bisogna fermare un indiziato, c'è l'indirizzo di casa. Trovalo e portamelo al commissariato. Agli ordini, dottore. Vieni con me. Ma la trasmissione è già incominciata, signorina. E a parte questo, lei non ha nemmeno il biglietto per entrare in sala. Come si fa? Sono la fidanzata di Marco De Rosa che debutta oggi. Il mio biglietto lo aveva il maestro Carelli. Io ho fatto tardi per un incidente capitato in fabbrica a mio padre. Sia gentile, la prego. Va bene, vuol dire che l'accompagno io. Speriamo che non facciano difficoltà. Grazie. Prego, si accomodi. Ah, quanto mi piace questo. Ed ora un altro debutto radiofonico. Marco De Rosa si presenta a voi con la canzone Amaramente, di Bonagura Carosone. Prego. Sai tu che vuole il destino, un cuore ad un altro cuore vicino. Amar non può uno solamente, amaramente, così. Sai tu cos'è questo bene che mi incatena a te, che mi incatena, t'amo, t'amo, e
Tu sai fare più bella la notte, dispensare promesse e speranze. Non sai fare nulla per il mio cuore, per il mio dolore. Sai tu cos'è questo bene? Un cuore ad un altro cuore vicino. Amar non può uno solamente. Che m'incatena t'amo, t'amo infinitamente, amaramente. Marco De Rosa? Sì, sono io, grazie. Scusate. Brigadier, fatemi fare un autografo, no? Quanto sei spiritoso. Mi dispiace, deve seguirmi al commissariato. Perché? Un'informazione, cosa dei pochi minuti. Ma non capisco. Vorrei vedere mia madre e la fidanzata che sono in sala, avvertirle. L'avvertiremo noi, se necessario. Il commissario aspetta. S'accomodi, prego. Andiamo. Ma non devi fare così, possono sospettare. Cerca di stare calmo. Mi faccio schifo, capito? Schifo. Mentire a tutti, a mio padre, a tutti. Io ho fatto cadere i sospetti su Marco. Io ho detto che sapeva della chiave. E mi è stato sempre amico. Cerca di stare calmo. Vedrai che stasera tutto sarà finito. E ora è meglio che me ne vada. Non vorrei che mi vedessero qui. Perché si è dimesso dalla ditta Barney? C'era stato un ammanco di cassa e allora... Il movimento di cassa lo aveva lei? Sì, ma io non c'entro per niente in questa cosa. Mi risulta che lei ha coperto l'ammanco di cassa con denaro proprio, una sommetta importante. Quindi lei ha ammesso la sua responsabilità. La responsabilità sì, ero l'amministratore, però io non ho nessuna colpa. E se lei tenta di insinuare... Non adoperi questo tono con me. Io non insinuo. Faccio delle constatazioni che rispondono alla realtà dei fatti, che lei non nega. Dopotutto a me quella manco non interessa, perché non c'è stata nessuna denuncia in proposito. Perché? Adesso chi ha il coraggio di denunciare? Li mando in galera. Non si può fare. Ma non la denuncia nessuno, non c'è nessuna denuncia contro di lei. C'è un'indagine su un furto e lei è un indiziato, ecco tutto. Perciò si calmi che è meglio. Dov'era stanotte dalle 2 alle 4? A casa mia, dormivo. Ma questo gliel'ho già detto 10 volte. Ma non può provarlo. Lo chiede a mia madre, confermerà. Ho già provveduto. Non basta il male che gli avete fatto. Non basta che ha venduto tutto quello che aveva per coprire un ammanco. Non basta io che... Io non ho mai detto che è un ladro. Ah, ma il denaro suo te lo sei tenuto però, lo hai tolto a sua madre. Io non ho tolto niente a nessuno. C'era un ammanco di cassa di cui è responsabile e lo ha coperto. È previsto ed è perfettamente morale. Ma ora che c'entra Marco in questa faccenda, in questo furto? Mi auguro sinceramente che sia innocente, ma la chiave della cassaforte era nel cassetto e tre persone lo sapevano. Io, lui e tuo fratello. E allora? Perché dovrebbe essere stato proprio Marco? Tu sei pazza, dici delle enormità. Ma perché? Tu ti ritieni migliore di Marco, meno sospettabile di lui, solo perché sei il figlio principale. Con gli isterismi non si conviene. Insomma, basta! Io comprendo il tuo stato d'animo, ma insomma... Papà, Marco non poteva essere qua stanotte dalle 2 alle 4. E perché? Che ne sai tu? Ieri sera, dopo che sei andato a letto, sono uscita. Marco era con me. Cosa dici? Con te di notte? Che bella famiglia, eh?
che ho tirato su. È davvero il premio che merito, dopo tanti anni di lavoro. Lui è uno sfaccendato giocatore, senza mestiere. E tu una sgualdrinella che se ne va in giro di notte, col primo che scappa. Oh no, papà, credimi, non ho fatto niente di male. Niente di male. Sono degna del tuo affetto, papà. Mi credi? Beh, presto andiamo al commissariato, si deve aiutare quel ragazzo. Ha letto tutto? Sì. Quello che c'è scritto corrisponde a quello che lei ha detto qui? Esatto? Sì, è esatto. Devo fermarla per misura di pubblica sicurezza. Ma forse la cosa si risolverà prima del previsto. Io vorrei avvertire la famiglia, tranquillizzarli. Sì, non dubiti, provvederemo noi. Non hai completato le generalità, sono 20 anni che fai verbali. E i capelli, eh? Non c'ho avuto tempo, dottore. Ah, sì. Che c'è, avanti. Dottore, c'è il commendator Barney che vuole parlare un momentino con lei. Pregalo di attendere un momento. Dunque, Marco De Rosa, paternità? Ignoto. Maternità? Di Elena De Rosa. Nato a? Sorrento, il 13 luglio 1925. Com'è la paternità di sua... di sua madre? Fu Carmine. Ma che c'entra? Fagli firmare il verbale e accompagnalo in camera di sicurezza. Ti devo ringraziare per questo bel pasticcio. Signorina, non è consentito, la prego. Andiamo, su. Dai un bacio alla madre. Sì. Valla a trovare. E stai tranquilla anche tu. C'è il commendator Barney con la figlia, ma che se ne è dimenticato? Il commendator Barney con la figlia. Ah, sì, sì, falli entrare. Ma dottor, ma che faccia che ha fatto? Ma che c'è? Ma niente, niente. E quel Marco De Rosa. Ma in camera di sicurezza, eh? Ma che è un tipo pericoloso? No, no, no. Credo che sia un buon ragazzo. Solamente sfortunato. Mi sta molto a cuore. Tieni. Grazie, dottore. No, dalle a quel ragazzo. E fai entrare Barney. Buongiorno, Barney. Avanti. Accomodati. E scusa se t'ho fatto aspettare. Sai, è per quel ragazzo, quel Marco De Rosa, è all'amico che parlo, più che al commissario. Io non vorrei scandali, ma è successo un grave errore. Quale errore? Dillo tu. Avanti, il commissario è mio amico. Scusa. Marco De Rosa, è estraneo al furto, perché fino alle 4 di questa notte è stato in mia compagnia. Dove? Siamo stati in giro, la notte era bella e non faceva freddo. Lei è disposta a sottoscrivere questa dichiarazione? Certamente. Venga. Un momento, ma questo rende pubblica una situazione... che io francamente tu, non... Tu, che cosa?
In camera di sicurezza c'è un innocente che soffre le pene dell'inferno. C'è una madre che si dispera e tu ti preoccupi di salvare la tua reputazione. Ma come ragionate voi, gente ricca? Credete proprio che tutto vi si debba? Credi che le tue sofferenze valgano più delle mie o di quelle della madre di quel ragazzo? Va bene, quando è così fai il tuo dovere come devi, ma lascia stare le considerazioni personali. Prego, signorina, si accomodi. Come si sono accorciate le giornate, eh? Si fa scuro presto. Volete che accenda la luce? Sì. È il destino che si accanisce contro quel povero figlio mio. È tornato a casa ieri sera alle 11. Lo so benissimo, è stato a casa mia a provare. Si è coricato quasi subito, non è più uscito dalla sua stanza. Era così preoccupato per l'audizione. Figuratevi se andava in giro di notte. Ma un alibi di ferro questo è, un alibi importantissimo. Voi giurate? È già venuta la polizia. Quante domande. Ma mettono in dubbio la mia testimonianza. Ma voi giurate sul crocefisso, sulla vostra coscienza, sul Vangelo. Fate un giuramento sacro voi. No, sono la mamma. E qualunque mamma giurerebbe il falso per salvare il proprio figlio. Hanno ragione loro. Ah sì? E allora quando è così, giuro io. Perché vi credo ed io ho la coscienza a posto. Marco non si è mosso dalla sua camera. Ho dormito qua io. Sì, qua ho dormito io. Siete contenti? Grazie, siete molto buono. Ma non è vero. Marco non si è mosso dalla sua camera. Ma voi non ne avete la certezza. Non potete giurare. Insomma, hai fatto perdere mezza giornata a me al commissario per raccontarci le tue fantasie, eh? Si era insieme, abbiamo passeggiato. No, lasciala stare. È una delle poche cose pulite di questa faccenda. Ha cercato a modo suo di essere utile alla persona che ama e ha deposto il falso. Non è un reato gravissimo. Non verranno fuori delle altre grane adesso? Le deposizioni false sono più frequenti di quanto si immagina. E poi questa falsa deposizione voleva salvare, non accusare. Vuoi lasciarmi un po' solo con tua figlia? Beh, come vuoi. Ti aspetto di là. Stia tranquilla. Mi consideri un amico e mi risponda con sincerità. Suo fratello... Comandi, dottor. Portami quel Marco De Rosa. Sì, dottor. Potrò parlargli? In mia presenza, sì. Dunque, suo fratello, dicevo, che vita conduce? Ha una fidanzata? Perché non lo domanda a lui? Perché non si informa in altri modi? Io sono sua sorella. Ma io non lo dimentico. Chiudi quella porta. Frank. Marco. Marco. Frank. Come stai, Frank? La signorina Barney è qua per aiutarla. E mi ha dichiarato che ha passato buona parte della notte con lei. Ma non è vero. Sì, lo so. Ma ho voluto che anche lei lo sapesse. Vede? C'è chi le vuole bene. E pensa a lei. Grazie. Ma io devo dimostrare con fatti veri che non ho mai... Tu mi credi, vero? Oh, io sì, caro. Può rispondere adesso alle mie domande. Non ricordo, cosa mi ha chiesto? Le chiedevo di suo fratello. È l'unico, oltre a suo padre e al suo fidanzato, che era a conoscenza di fatti determinanti. Del nascondiglio della chiave della cassaforte, per esempio. Carl è un ragazzo insospettabile. Ed è mio amico. È incapace di una cattiva azione. Poi il padre non gli lesina il denaro. Carl è un ragazzo ricco. Lo conosce da molto tempo? Ma certamente. Siamo amici, siamo quasi cresciuti insieme. Conosce la sua vita privata? Ma che c'entra? Ma scusi, cosa vuol sapere? Beh, come vive. Se ama, se ha una fidanzata. Non mi risulta. Fidanzato no, ma qualche amoruccio sì però. Con chi? E con... Come si fa a sapere? È giovane, è ricco, si diverte. E in questi ultimi tempi aveva un debole per una nostra impiegata. Ma questo non c'entra. E come si chiama? Yolanda. Io l'ho sempre chiamata Yolanda e basta.
Lei conosce il cognome di questa Yolanda? Sì, Yolanda Ronca, ma è una brava ragazza. Un amoruccio senza importanza. Yolanda Ronca. Che cosa fa nella ditta? Ha il movimento del magazzino. Ah, capisco. Beh, adesso lei deve rientrare. Sigarette ne ha? Sì, grazie. Me le ha portate il brigadiere. Salutatevi. Cara signora, mi tratterrei ancora a farvi compagnia. Ma è tardi. Sarete stanca voi. Tanta emozione oggi. Arrivederci, cara. Vedrete che domani tutto tornerà tranquillo. Che diamine. Arrivederci. Arrivederci. E chi può essere a quest'ora? Non vi preoccupate. Ci penso io. Chi è? Amici. Amici. Ora vediamo. Scusi, desidera? La signora De Rosa. Elena De Rosa, sono un amico. Lasciate sono il dottore... passare. Si accomodi. Non speravo di essere riconosciuto così presto dopo tanto tempo. Buonasera, maestro. Allora che fa, me ne vado? Me ne vado. Buonasera. Boh, che cos'era? Boh. Riapparisci così dopo tanti anni per venirmi a dire che tu... Proprio tu tieni prigioniero mio figlio. Io fino a poche ore fa non sapevo. Ah, il destino. Dicono così. Il destino a volte gioca di questi scherzi. No, è la mala sorte che si accanisce contro mio figlio e lo colpisce come ha colpito me e mio padre tanti anni fa. Io non ho colpa, adesso come allora. Io non accuso. Non ti ho mai accusato. Avevo ormai di te un ricordo sereno, lontano, sfumato dal tempo. Non ti cercavo. Non ti ho mai cercato. Mi bastava il mio Marco che adesso mi avete tolto. Io non ho mai saputo di Marco. T'ho cercato. T'ho scritto un'infinità di lettere, credimi. Sì, lo so, ne ho ricevute tante, molte censurate. Frugavano nell'intimità dei nostri pensieri. Ci spiavano. E io non ho voluto rovinare la tua carriera. Ne ho avute dalla Spagna, dall'Africa, dove ti mandarono quelli che comandavano allora. Perché hai voluto sottrarmi a un dovere che sentivo come sento adesso? Sono libero, Elena. Se tu vuoi, posso dare un nome onorato a Marco. E chi può essere a questo? Deve essere per me. Ho dato il numero ad un mio sottufficiale. Dov'è il telefono? Di là, nell'ingresso. Scusami. Pronto? Dottore, è lei? L'ho pedinata dalla fabbrica a casa, niente. Poi è scesa ai 10. Sì, ai 22. Vai avanti. Dimmi quello che mi interessa e lascia perdere i particolari. Ha incontrato il figlio De Barney davanti a Santa Lucia. Sì, davanti al Caffè California. E poi è salita su una macchina. Dottore, che potevo fare? E il tassì non c'era. Aspettala sotto il portone di casa sua. Aspettala fino a domani mattina. Pigliati 30 caffè, ma aspettala. Sì, sì, la fermi e la porti al commissariato. No, 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 il figlio di Barney no. Anzi, farai in modo che non si accorga di nulla. Ma se stanno insieme... va bene. Agli ordini, dottore. Buonanotte, buonanotte. Grazie tante, grazie. Perdonami, Elena. Ma devo sapere tante cose che non so. Per tanti anni mi sono fatto delle domande che aspettano una risposta. C'è stato un altro uomo nella tua vita? Nessuno. Mio padre morì al confino di polizia. Era innocente, tu lo sai. Amava solo la libertà e la verità. Ma quelli di allora gliene fecero una colpa. Incolparono me di essere sua figlia e te di amarmi. Ti ricordi? Sì, mi ricordo. Avrei lasciato il servizio per sposarti. Te l'ho scritto tante volte. Con te vicino non avrei avuto paura di niente. Ebbi paura io, invece. Una paura davvero terribile. Mi ammalai e poi nacque Marco. Volli difenderlo contro tutti.
Volli difenderlo anche da te, averlo solo per me. E l'ho cresciuto giorno per giorno, senza insegnargli l'odio. Ho avuto un figlio buono e amoroso che mi ha ricompensato di tante pene. Ma ora... Ti ringrazio, Elena. Marco è come te, un buon figliolo amoroso, onesto e orgoglioso. Non temere, lo difenderemo insieme adesso. Buonasera. Ah, è lei, mi aveva fatto paura. Fa le ore piccole lei, eh? Io c'ho un sonno. Vado a letto allora. E credo che ci andrò fra poco. Vuole venire con me? Non sia villano adesso. Ma che cosa ha capito? Con sto sonno che mi ritrovo, lei deve venire con me al commissariato. E perché? E io che ne so. Andiamo, su. Allora, faccia lei la parte del ladro. Sì, perché è evidente che il ladro o i ladri non sono entrati dalla finestra. Seguimi, Barney. Sì, sì. Allora, il ladro si è diretto alla scrivania. Ecco, faccia come ha fatto lui. No, non abbia timore, lo faccio io. Va al cassetto, lo trova chiuso. Cerca in tasca, non ha la chiave, l'ha dimenticata o non la vuole usare. Eh sì, perché avendo tutte le altre chiavi doveva avere anche questa. Prende il tagliacarte, lo mette nella fessura del cassetto e... ecco, è andata così. Ma questo già lo sapevamo. Già. Carlo, che hai stamattina tu? Non mi sento molto bene, mi gira un po' la testa. Commissario, posso uscire? Preferirei di no. Beh, ma sta poco bene, scusa. Ma è un malessere, passa subito. Senti, quelle 800 grosse di calze che presero il volo, ti ricordi? E cosa passata? L'ammanco è stato coperto, è un capitolo chiuso. Non ha nessuna importanza per me. Anche se è stato accusato un innocente. Ma io non entro nel merito della cosa. Per me non basta che tu abbia recuperato il tuo denaro, Ma no. Ma io voglio partire da quell'ammanco. Chi ha il movimento del magazzino qui? La signorina Yolanda. Yolanda Ronca. Vuoi che te la chiami? Ti spiegherà lei. No, non c'è bisogno. Ha già spiegato. Ma che cosa ha spiegato? Parli chiaro, lei è a lungo andare, s'aspera. La signorina Ronca non è venuta al lavoro stamattina. È stata fermata questa notte. Ha fatto un'ampia confessione di tutto. Ma lei sta veramente male. Se vuole andare, vada, vada pure. Grazie. No, un momento. Che cos'è tutta questa storia? A me non piacciono i libri gialli, le fantasie. Amo le cose chiare, semplici, precise. Voglio sapere che c'è, insomma. È molto penoso per me spiegarti. Preferirei che... La smetta, commissario. Ho sbagliato e pago, sono pronto a costituirmi, ma non tormenti più mio padre. Carlo, che c'è? Perdonami, papà, ma sono un disutile, un buon a nulla, un giocatore. Senza venire né... nel mestiere. Forse avrei avuto bisogno degli schiaffi che non mi hai mai dato. Siamo vissuti troppo soli, Frank ed io. Ed io non ho avuto la fortuna di assomigliarti. Non sono un forte io. Commissario, sono a sua disposizione. Io non posso arrestarla. Ci vuole una denuncia di suo padre contro di lei e io non l'ho ricevuta. E mi auguro di non riceverla.